si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Trapani, terra di conquista per il Pescara. A distanza di 9 mesi la storia si ripete. Era il 17 gennaio 2014 quando il Pescara vinse 4-2. Dopo 9 mesi esatti, 17 ottobre 2015, ancora un trionfo per i biancoazzurri di Massimo Oddo che sono entrati in zona playoff. Parleremo ovviamente di questa partita, sentiremo l'allenatore biancoazzurro Campagnaro per la prima volta in campo dall'inizio, la polemica di Serse Cosmi a fine gara, dunque tanti gli argomenti. Si tornerà in campo venerdì sera alle ore 19 con la Pro Vercelli e dopo soli 3 giorni, lunedì 26 novembre, trasferta a Novara. Con 4 colleghi esaminiamo il momento del Pescara, andiamo subito a salutare Luciano Rapa di ForzaPescara.tv. Buonasera Luciano. Buonasera. Qui al suo fianco il nostro compagno di viaggio Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Poi qui alla mia sinistra abbiamo Federico De Carolis. Buonasera Federico, che dice siamo forti, e il sorriso stampato sul volto di Luca Pennese. Buonasera, buonasera Luca. In regia come sempre andiamo a salutare Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, subito i numeri per partecipare alla trasmissione, per parlare insomma della bella importante vittoria del Pescara a Trapani. Intanto vi potete prenotare telefonicamente allo 085 93 0020, oppure se volete potete scriverci al 392 623 7060, il numero questo degli sms, per farci sapere cosa pensate di questa brillante affermazione dei biancazzurri sul terreno del Trapani, il Trapani di Serse Cosmi, anche in vista del prossimo match di venerdì contro la Pro Vercelli. A te. Un saluto in regia ovviamente a Maurizio Daguì, ai nostri tecnici Gaetano Terio e Donato Di Norcia. Dunque dopo Ascoli il pensiero dei tifosi era un po' diviso, conviene giocare bene e non fare punti, invece a Trapani si è continuato a giocare bene ed è arrivato questo trionfo. Federico, siamo forti, che significa che si può spiccare il volo? No, io adesso ci andrei piano perché abbiamo avuto delle grosse delusioni negli anni passati, però credo molto in Oddo, che proprio nella partita dell'altro ieri ha dimostrato di essere un tecnico di valore, ha capito tutto, la squadra è stata ben disposta in campo, ha risposto a tutte le sue sollecitazioni e ha vinto. Però questo non significa, adesso non ci entusiasmiamo come siamo soliti fare a Pescara. È come sono il primo a entusiasmarsi. No, ma noi ci possiamo anche entusiasmare, l'importante è che la squadra resti con i piedi a terra. Il primo a entusiasmarsi, certo, sono io. Adesso stiamo con i piedi per terra, vediamo che succede venerdì sera, cerchiamo di vincere, bisogna infilare 4-5 risultati positivi, dopodiché tiriamo le prime somme. Io penso, più che da giornalista, da grande tifoso del Pescara, che questa squadra arriverà sicuramente molto lontano, non voglio dire dove, ma arriverà lontano e sarà una delle protagoniste di questo campionato. Mai così perfetta un'analisi. Francesco, sei d'accordo? Ma tu sei sempre quasi d'accordo con Federico negli ultimi tempi. Prima di tutto sarà l'età, forse. Può darsi che l'età, che quasi. La saggezza, chiamo, no? Divide il termo. Il termo ci divide. E ho capito, mo il termo lascio per un momentino, non ci pensiamo. Quindi siete d'accordo su tutta l'analisi fatta da Federico? Sì, è perfetta, al di là di quello che non è una battuta, ma è la realtà. Perché se poi non dovessero arrivare, come diceva lui, 3, 4, 5 risultati, ossia dare continuità, oltre che sul piano del gioco, perché in questa occasione tu hai dato continuità alla buona prova di Ascoli, non accompagnata da una vittoria, ad una vittoria
roboante, perché vincere 3-0 a Trapani non è cosa di tutti i giorni, considerando l'imbattibilità interna del Trapani e l'importanza della partita tra queste due squadre, soprattutto per quella siciliana che poteva spiccare il volo per, proprio no, a ridosso delle primissime. E quindi adesso devi dare continuità, devi continuare a giocare bene, ma a fare risultati magari anche quando giocherai meno bene, perché non è semplice esprimersi a questi livelli tutte le partite. Vogliamo rivedere la regia, già ce li ha fatti, ce li ha riproposti, i primi due gol che sono frutto di combinazioni, di schemi, di tagli. Luciano, ecco, la prima azione al quarto minuto con il gol di La Padula è stato Caprari, ecco, qui a scambiare la palla con Benalì, poi Benalì subito per La Padula, quindi è un tic tac come il Barcellona, no? Sì, un gol più da futsal che non da calcio ad 11, come ha detto già qualcuno nei giorni scorsi. Un gol simile, anche se vogliamo, a quello realizzato ad Ascoli, cose che il mister Oddo prova spesso in allenamento. Quindi cambiano gli interpreti, ma proprio Oddo diceva: mi stanno seguendo alla lettera i giocatori, anche tutti troppo. Qua, anche troppo. Addirittura nel finale Fiorillo butta la palla in fallo laterale perché Oddo gli aveva detto: quando dobbiamo gestire il risultato devi buttare anche la palla in fallo laterale alla fine. Ieri si stava 3-0, Fiorillo l'ha buttato ugualmente. Ha fatto quindi, bene, bravo. Quindi proprio troppo, no? Viene seguito Oddo, evidentemente alla capacità di convinzione, no, del lavoro che si sta facendo a livello tattico. Che questa squadra segua il suo tecnico credo che sia un dato inconfutabile, c'è una grande armonia per noi che vediamo tutti i giorni allenamenti. Questo vabbè, succede sempre quando arrivano risultati. Sì, però non vedo, diciamo, mai armonia nelle squadre che perdono. L'avvio di campionato del Pescara è stato abbastanza altalenante, se anche con qualche problema, penso a Cocco, penso anche a Valotti e Torrera, che non so come possano aver preso le due panchine consecutive, soprattutto la prima quando mancavano molti centrocampisti. Certo. Però proprio da questa mancanza di polemiche o comunque di gruppo unito in questo frangente mi lascia ben sperare per il proseguo del campionato. Ecco, questa è l'azione del secondo gol, Luca, qui bravissimo La Padula. Sì, La Padula si sta confermando, credo che sia una grandissima scoperta, un grosso merito della società per aver approfittato delle disgrazie del Parma e essere riusciti a portarlo a Pescara. Ritengo che possa essere una grossa risorsa per il futuro. Non dimentichiamoci che il Pescara ha la necessità di costruire oggi per vendere domani. La Padula può essere l'esempio, uno dei diamanti della prossima stagione. Sta trovando il gol con continuità, 4 gol di fila non capita tutti i giorni. Da contrattare c'è il periodo opaco. Ecco, a proposito di La Padula, proprio lunedì scorso in questa trasmissione abbiamo detto che era stato criticato perché era stato egoista ad Ascoli nonostante l'ottima prestazione. Ieri è successo il contrario, è stato troppo altruista, quindi in settimana Oddo gli ha detto devi fare così, e lui due assist e credo che abbia sbagliato Oddo e abbia sbagliato La Padula a seguirlo, perché deve essere egoista, perché in appunto se deve essere sempre quello che è successo a Ascoli, però non è sempre così. Egoista. Mi permetto una volta tanto di esprimermi come non mi sono mai espresso negli ultimi anni, lasciatelo stare. La Padula nell'arco di una partita ha dei momenti di grande egoismo, se vogliamo proprio entrare nel dettaglio, proprio nelle pieghe, essere come dice Federico, la punta deve essere egoista, ma ha dei momenti di grande altruismo. Lo scorso anno per un'intera stagione ci sono state all'interno della stessa partita delle situazioni nelle quali magari Donnarumma era libero, Donnarumma un altro che vive solo in funzione del gol, come è giusto che sia, come diceva Federico, per l'attaccante, e magari La Padula alla ricerca del gol. Ma questo lo si fa non tanto per il discorso di squadra, ma soprattutto per lui, perché molti allenatori, c'era stato un sondaggio sulla Padula, hanno detto: se è arrivato
gli allenatori non devono parlare di Lapadula, sì, perché hai gli allenatori che parlano non allenatori che l'hanno avuto, da, insomma, chi è quello lì che sta, non allenatori che l'hanno avuto, ma in questi anni Lapadula, ecco, non proprio Somma ha detto che è arrivato a 27 anni perché è indisciplinato tatticamente, è bravo, ma non solo Somma, e quando sono bravo, e non se ne sono accorti, non se ne erano accorti prima Lapadula che poteva fare gol, no, voglio dire, si è arrivato a questi livelli a 27 anni, quella che Salerni fa fare la destra, qualche erroruccio l'avrà fatto, no? Come? Ci arrivava, io mica ti sto dicendo, sei arrivato Federico, che a 25 anni, ma ce ne sono tanti questo, di bestemmie nel mondo, cioè, del calcio. Grazie che questo ragazzo durante all'inizio abbia trovato delle difficoltà per motivi caratteriali, non si sia trovato bene nell'ambiente in cui ha giocato, e sono tante le cause, insomma, che portano a che un giocatore venga fuori in tarda età. Questo qui sta venendo fuori, sarà secondo me uno dei motivi del mercato estivo dell'anno prossimo per il Pescara. Ma ce ne sono tanti. Uno dei motivi felici. Per ha firmato un quadriennale, quindi il Pescara. No, ma il Pescara adesso non parliamo subito di cessione, altrimenti i tifosi cominciano a storcere il muso, perché dice, ecco, già si parla di cessione e ma si rovina. Quando un giocatore segna 30 gol, o 25 gol, o 26 o 24, e dimostra di essere portato al gol. Questo l'ha dimostrato in Serie C, lo sta dimostrando in Serie B. Come fa il Pescara a tenerlo? Gli dovrebbe dare 1 milione di ingaggio l'anno, quello che andrà a prendere in un'altra squadra, o 700.000 euro, quello fate voi. Cose che il Pescara non si può mai permettere, non si potrà mai permettere. No, voglio dire, posticipiamo questi discorsi, sì, un po' più in là. Non... può darsi che dopo alla fine del campionato uno lo vende, se lo tiene. Vabbè, ma questa è una società che si deve, però, se vogliamo usare, autogestire, no? Ossia, deve essere bravo a fare calcio. Quando i tifosi si scandalizzano per le cessioni di un giocatore, ma come fa una società come il Pescara a aumentare l'ingaggio a un giocatore senza aumentarlo agli altri, senza aumentarlo globalmente, e quindi ma poi non è l'unica società in Italia che opera in questo modo, certo. Quindi, anzi, sta operando abbastanza bene, perché volete agganciare questo discorso di Lapadula, Luca e no, Luciano. No, sul fatto che è arrivato un po' tardi al calcio che conta, e probabilmente lui stesso credo l'abbia ammesso che di aver avuto Pescara delle responsabilità. Si prende la ciliegina sulla torta. L'anno scorso l'ho fatto con Melchiorri, quest'anno con Lapadula, quindi un grosso merito al settore tecnico, a chi si occupa dello scouting del Sorrizio Biancazzurro. Bisogna anche riconoscere, noi l'abbiamo spesso criticati per gli errori fatti, negli ultimi anni stanno indovinando le loro scelte. Tutti d'accordo. Credo che sì. Volevo parlare di Campagnaro, perché tra poco sentiamo subito lui, Ugo Campagnaro, in campo dal primo minuto. È cambiato già qualcosa, Federico? Se non è cambiato, cambierà, perché Campagnaro è Campagnaro, perché non ha preso gol. L'unica riserva è quanto dura, perché c'è 35 anni, gli anni non sono passati solo per me, passeranno anche per lui. Però, come l'hai visto sabato? È quello. Vedi la sicurezza, vedi un giocatore che è di un'altra categoria, che sta lì e quindi può dettare legge. Poi qualche errorino mi pare che ce l'abbia messo pure lui, se c'era cosa, come si chiama quello che venne un'altra volta, il capo come? Di chi parliamo? Del tifoso che fu ospite della trasmissione. Semprone. Semprone disse che insomma però questo è un giocatore, non aveva giocato poco finora. Ma credo che non esista un giocatore che di tanto nell'arco di una partita non possa commettere un errore, chiamiamolo errore, una leggerezza. Diciamo parla di un giocatore. Ma io, è ancora un giocatore di Serie A prestato alla B, perché per me poteva giocare ancora un altro anno in Serie A, l'avrebbe potuto fare. È di un'altra categoria. Lo sentiamo un attimo, poi è emozionante poi già averla a Pescara. Luca e Luciano analizzano queste dichiarazioni di Ugo Campagnaro.90 minuti con questo caldo, ce l'abbiamo fatta. Sì, è molto caldo, una squadra che sappiamo che specchia il suo allenatore, una squadra molto tosta, che ci tiene molto il risultato, e niente, abbiamo fatto una grande partita, una grande prestazione, importante che quando siamo andati in vantaggio abbiamo saputo gestirla bene e abbiamo subito veramente poco.
Ecco, Oddo aveva detto dimentichiamo gli ultimi 20 minuti di Ascoli, oggi avete iniziato sempre alla grande e poi sul finire avete gestito il risultato, sembrava una squadra di categorie superiori. Sì, no, abbiamo fatto benissimo, secondo me, gestita alla grande, come dovevamo fare ad Ascoli e non lo abbiamo fatto questa qua. Come ti dicevo prima, una squadra che ci tiene tanto il risultato, si vedeva che volevano tentare tutte quante le alternative, però siamo stati lì dietro, ripartivamo, secondo me siamo stati anche più pericolosi di loro perché qualche ripartenza potevamo fare anche il quarto gol. Però è andata così, secondo me è bene che non abbiamo subito gol e è bene anche che ne abbiamo fatte tanti. Insomma, giocate, vincete e vi divertite anche, che è la cosa più importante. Sì, quando c'è entusiasmo e uno si diverte, si corre di più e si fa meno fatica e di solito le cose girano molto meglio anche, perché quando uno pensa in positivo e si diverte, la ruota sempre gira per il verso giusto. Divertirsi è anche sinonimo di giocare bene al calcio e di ottenere il risultato tramite, ovviamente, sempre il gioco, Luciano. Sicuramente sì, la filosofia di Oddo non la scopriamo certo nel post Trapani, è sempre stata così dal primo giorno del suo insediamento sulla panchina biancazzurra, ma anche a livello giovanile, non dimentichiamoci quanto giocasse bene la primavera targata Oddo e che ha tanto fatto bene anche al Viareggio. Luca, ti aspettavi Campagnaro subito pronto alla prima presenza? Sì, io non so se ti ricordi quando abbiamo fatto l'ultima trasmissione del calcio sulla chiusura del calciomercato, sì, che arrivò la notizia di Campagnaro, dissi che erano forse 15 anni che a Pescara non arrivava un giocatore così importante. Secondo me nel calcio ci sono i soldati e ci sono i generali. Campagnaro è un generale, uno che ha sul petto tante medaglie, l'anno scorso ha giocato la finale di Coppa del Mondo, quindi per Zuparic sapere che al suo fianco c'è Campagnaro lo fa scendere in campo con una tranquillità che si riflette poi sulla prestazione. Ieri Zuparic, Crescenzi hanno offerto una prova impeccabile, non erano invalicabili, secondo me anche la presenza di Campagnaro è stata determinante in tal senso. Ma immaginate l'aiuto che può dare Campagnaro alla crescita di Zuparic, di Fornaser, di tutti questi giovani, quando parlo di crescita, nella crescita quotidiana, degli allenamenti, nell'apprendere anche tutte quelle che sono le direttive di Oddo, e credo che sia determinante, fondamentale. Andrea Costantini, questa sera dividiamo in più parti lo spazio per gli SMS, certo. C'è qualcosa che riguarda Campagnaro? Ce ne sono già diversi, sì, ma abbiamo dei messaggi, alcuni di questi si parla anche di Campagnaro. Possiamo andare a vedere una prima tranche di messaggi? Grande Pescara, Campagnaro alla prima da titolare, da sicurezza a tutto il reparto. Coppia fissa con Zuparic, scrive Alfonso da Pescara. Quindi chi è che ha detto, adesso non ricordo, con anche Zuparic trae vantaggio da questo di Campagnaro, sì. Federico? Ma tutta la difesa ne trae vantaggio, perché è un uomo che dà sicurezza. Poi quando si gioca, quello è uno che non è che si stia zitto, può dire benissimo. Si fa sentire. No, si fa sentire anche al compagno, vai, torna indietro. Ritorniamo ritorniamo velocemente all'acquisto. L'esperienza serve. A Oddo, quando dissi, ho parlato al telefono con Campagnaro e allora mi sono convinto che poteva essere un acquisto importante. Stiamo parlando di Oddo, campione del mondo, con la carriera, quindi sa cosa chiedere e come recepire le parole, accorgersi subito se c'è la motivazione, se c'è la voglia di continuare ad allenarsi, a sacrificarsi, a fare tutto quello che c'è da fare. Andrea? Andiamo avanti con il prossimo messaggio, o meglio con i prossimi messaggi. Visto non ha giocato Cocco e in attacco arrivano i gol, magico Pescara, Sergio da Fontanelle. Allora, Cocco ieri era in panchina perché non stava bene, aveva l'influenza, quindi è una cattiveria, perché questo non significa niente. Se c'era Cocco, magari ieri era l'occasione buona per fargli fare gol. Hanno segnato, insomma, avrebbe segnato pure lui. Beh, normale, poi il pensiero dei tifosi spazia. Vabbè, perché un po' cattivello è stato. Hanno visto l'opera Caprari. Va bene lo stesso, perché va bene lo stesso. Quando si vince va tutto bene. Aggiungiamo velocemente che Cocco fino adesso non ha segnato, ma quando ha giocato sempre bene.
Certo, arriveranno, seguiamo tutti. Io credo, se posso intervenire, che ci sia un equivoco di base sulla questione Cocco. Io proprio qua nella tua trasmissione, Enrico, ho detto che a mio parere non era l'attaccante adatto per questo sistema di gioco, e credo che a questa mia riflessione si colleghino altre, cioè se ci si aspetta il Cocco finalizzatore, l'uomo da 20 gol, probabilmente non è la persona giusta, ma il Cocco lavoratore per la squadra, se mi passate questa espressione, credo che sia la sua posizione, certo, un po' ideale nella squadra. È giusto che ce l'abbia, no? Perché sarebbe grave il contrario. Un giocatore reduce da questo titolo di capocannoniere non riesce a sbloccarsi, e sta succedendo pure a Tavano, quindi sono giocatori che non dovrebbero porsi questo grosso problema, no? Succede a chiunque. Nella sua carriera, sto pensando a Caracciolo, nella sua carriera chissà quante volte gli è capitato di stare 4, 5, 6, 7 partite senza fare gol. Quello che è importante, uno, come sta giocando quando ha giocato Cocco. Due, questo acquisto, sia se fino adesso abbiamo detto Odde è bravo per questo, è bravo per questo, è bravo per questo, è bravo per questo, se Odde ha dato l'ok e ha voluto fortemente Cocco, e quindi vuol dire che va benissimo. Il problema non si pone, perché Odde sarà bravo a tirar fuori gol da Cocco, se no Cocco, visto che gli altri fanno gol, si siede in banchina e quando c'è bisogno. No, pure Cocco fa fare gol agli altri, no? Quindi, cioè, l'importante il problema non si pone, ma non esiste. Quindi. Un altro messaggio, allora, Andrea? Sì, possiamo andare con il terzo messaggio di questa serata. Magico la Padula, Trapani, gol e assist. Aggiungerei anche due assist. Non più egoista, ma molto altruista. Aldo da Pescara. Vabbè, sulla Padula abbiamo ci siamo già espressi. Ovviamente il beniamino ora del pubblico biancazzurro. Ancora, Andrea? Ancora avanti. La Padula può diventare il capocannoniere della B, scrive Gaetano da Montesilvano. Che ne pensate? Può essere il capocannoniere? Se mantiene questa media non diventa il capocannoniere. Fa 40 gol. 4 gol poi senza rigori. Ma batte anche i record. Batteva i record della B, che mi pare siano 28, 27. Una cosa. Lui non è rigorista, Francesco? No, però li calcia bene, ho visto qualche volta in allenamento, può darsi che li faranno calciare. Bisogna vedere dietro tra Memusciai, Selasi, questi altri già preposti a calciare dagli 11 metri. Che pensi, può essere l'anno proprio di La Padula? Credo di sì, magari non come capocannoniere dell'intera cadetteria, però credo che possa essere il suo anno. Non mettiamo limite alla proprio. Certo. Abbiamo una tradizione favorevole negli ultimi anni, no? Mi viene in mente Calaiò. Calaiò, tanti anni fa, io, come no? Perché ne parlavamo prima con Melchiori l'anno scorso, Immobile 3 anni fa, in maniera, quindi speriamo che sia così. L'ultimo messaggio in questa fase, Andrea? Sì. Certo, eccolo qui. Oddo ha dato una lezione a Cosmi, che è andato in cascetta, scrive Tonino da Francavilla. Tra poco ne parleremo di questa polemica di Serse Cosmi, ma è stata una lezione di calcio. Andiamo a sentire proprio Oddo sulla partita di Trapani. È stata, diciamo, la consueta partita fino al 70esimo, che oggi è continuata fino al 90esimo. Abbiamo sicuramente migliorato questo aspetto, almeno per oggi. Siamo stati bravi, grazie all'aiuto anche di qualche veterano che era in campo, perché conta sempre, ti danno sempre una grossa mano. Abbiamo gestito meglio la partita, abbiamo gestito meglio il pallone, non ci siamo fatti prendere dalla foga. Sono partiti contropiedi alla fine nel momento giusto e abbiamo portato a termine una partita, un risultato credo meritato, facendo la solita ottima partita secondo me. Però oggi Oddo è stato facilitato perché conosce Cosme allenatore, sa come la pensa a livello tattico, e dargli una lezioncina di calcio non è stato difficile. No, ma ogni partita ha una storia a sé. Quando ci si incontra tra allenatori, a volte la lezione la dà uno, a volte la dà l'altro, dipende sempre dall'andamento della partita. Io non ho mai intenzione di dare una lezione di campo di calcio a nessuno, ho intenzione solo di divertire e far divertire.
cercando di giocare bene, cercando di ottenere risultato attraverso il gioco, a volte ci riusciamo, a volte no, però credo che questo è il chiodo su cui questa squadra debba battere. Le caratteristiche offensive di Ben Ali e di Caprari quanto sono servite per andare in profondità? Ma guardi, io non ho rivisto il primo gol, ma mi hanno detto che abbiamo fatto un gol da cineteca, perché è stata un'azione partita da dietro con movimenti giusti, tutte cose che proviamo in allenamento, e questo mi rende orgoglioso, mi rende felice, perché vuol dire che i giocatori mi seguono appieno, anche troppo. Fiorillo, gli avevo detto in una partita contro, non mi ricordo chi, a Vicenza, gli avevo detto calcio di punizione a 30 secondi alla fine, buttano in fallo laterale in fondo e poi non escono più. Oggi l'ha fatto quando mancavano 30 secondi, quindi mi seguono anche troppo su queste cose. Insomma, stavamo 3-0, si poteva buttare anche in campo, però sono contento perché questa è la strada giusta. Bisogna migliorare, bisogna fare esperienza a partire da me. L'ho fatta domenica, ho cercato di evitare gli errori della scorsa settimana e me, come tutti i giocatori, ci siamo oggi riusciti. Sono cadute molte grandi di questo campionato, il che significa che ogni giornata bisognerà soffrire anche con le più piccole. Io la B non l'ho mai fatta, ma sento tutti gli allenatori che dicono la B è così, io l'ho vista da fuori e effettivamente è così. Non bisogna battersi per un risultato negativo, non bisogna esaltarsi per un risultato positivo come quello di oggi, bisogna continuare a lavorare e, avendo la consapevolezza della propria forza, avendo la consapevolezza che tramite il lavoro si possono migliorare tante cose e avendo la consapevolezza che questa è una squadra che, ripeto e ripeterò sempre, ha grandi margini di miglioramento. Come sempre Massimo Oddo è lucidissimo nell'analisi di fine partita, era stato severo nella partita di Vicenza, ad Ascoli aveva ammesso gli errori e sabato ha apprezzato ovviamente tutto quello che ha fatto la propria squadra e non si è nemmeno esaltato sulla grande differenza a livello tattico che c'è stata nei confronti del suo maestro Cosmi. Questo allenatore, pur essendo giovane, sembra avere già una maturità da... Ma la maturità deve avercela per forza, perché ha giocato con grandi squadre, ha avuto grandi allenatori, quindi molti gli hanno giocato... Ma quando siete in panchina è diverso, ma no? è stato con Angelotti, gli avrà lasciato la calma, un po' di calma, un pizzico, anche se si muove un po' troppo, gliel'ha lasciato Angelotti, ha avuto come allenatore... Ma mi spiega allora perché ad esempio un Gattuso non riesce, anche Gattuso è stato campione del mondo, ha avuto grandi... Gattuso c'ha un quindi vuol dire che non basta avere grandi maestri. Gattuso c'ha un carattere molto diverso. Dico Gattuso come esempio. Gattuso non è un esempio, ci sono di quelli che riescono e quelli che non riescono, anche perché quelli che non riescono generalmente sono un tantino presuntuosi, non... Presumo, perché Gattuso non è un presuntuoso, è uno che stiamo facendo quell'esempio. Qualcuno, per esempio, anche di Massimo Oddo dice che è presuntuoso perché alla vigilia dice andremo a vincere. Oddo parla con i giocatori come se fosse uno di loro, però riesce a far capire al giocatore che lui è l'allenatore. Gattuso evidentemente questo abbiamo non ce l'ha, o parla come se fosse che se fossero colleghi, oppure parla come l'allenatore e allora alla fine qualcosa si rompe sempre. Si è rotta a Palermo, d'altro canto a Pisa credo che possa andare bene, però Francesco, non è detto che il grande giocatore poi diventi grande allenatore. Abbiamo tanti esempi di grandi giocatori che non sono riusciti a diventare nemmeno allenatori appena sufficienti. Però Massimo Oddo è un predestinato. A me non sembra, l'impressione che ne ricavo io, però magari un altro la vede in modo diverso, non mi dà per niente l'impressione di una persona, di un allenatore assolutamente, posso dire, presuntuoso, che si lascia trasportare, anzi... Mi dà proprio l'idea di una persona tranquilla, modesta, dalle idee chiare, non lo dico adesso, stavo dicendo. Ma questo dal primo giorno, già dalla partita con il Livorno. Esatto, e poi ha delle intuizioni, ascoltandolo, io non ci ho mai parlato di persona, ma ascoltandolo trasmette positività.
Se tutto questo lo trasmette anche ai giocatori, che è anche più facile, perché lì dopo è materia loro, lì parlano di calcio, mica parlano se con un giocatore ieri sera che hai mangiato, che non hai mangiato, che hai fatto stanotte, che fai domattina. Ci parleranno un momentino così, andiamo a prendere un caffè, se ci vanno, ma lì parlano solo di calcio, quindi è la loro materia. A maggior ragione, secondo me, uno come Massimo Oddo trasmette positività e dà coraggio poi alla squadra. Luciano, Luca, lo chiedo a voi, entrate in sintonia con la società. E non è mai facile, non è detto che il grande allenatore entri in sintonia con la società, con la squadra, con l'ambiente, con la stampa, con tutti. È vero che è facilitato perché è pescarese e conosce l'ambiente, ma deve avere proprio dei pregi a livello caratteriale, anche oltre che di mentalità calcistica. No? Sicuramente sì, certo. Cioè, sembra un tecnico perfetto. Il tecnico perfetto per questo momento storico del Pescara. Diciamo che quando si è insediato ha avuto gioco facile dal suo predecessore, ma ti ricordi, c'erano i dubbi, poi chissà cosa farà dall'inizio del campionato. Aveva gioco facile visto quello che poi si è confermato, per carità. Però non era ugualmente difficile, perché puoi avere gioco facile una partita, la prima reazione. Dopo questo. No, dico gioco facile con l'ambiente, perché dopo sì, Baroni, sì, è vero, chiunque è vero. Sarebbe però adesso squadra completamente diversa. Poi vinci col Perugia, vai a vincere a Perugia, vai a vincere a Vicenza, fai quel popò di partita a Bologna. Non mi fate ripensare un'altra volta a quella cosa. Vabbè. Quindi per lui qualcuno aveva anche previsto delle difficoltà maggiori con un campionato intero da sviluppare. Invece squadra nuova e solito gioco. Anche questo, la squadra nuova, scusa. No, prego. Squadra nuova ha dato subito segnali positivi. Certo, ci saranno alti e bassi nel corso della stagione, come ci sono alti e bassi per qualunque squadra. Luciano e Luca, altre categorie. È chiaro, credo che abbia una filosofia di gioco la palissiana. La cerca di mettere in campo, la squadra lo segue, però credo che i primi bilanci parziali si possano trarre dopo le prossime quattro partite. Luca, cosa ti piace di più di Massimo Oddo? Io lo definisco un ragazzo che ha carisma, quindi credo che sia una qualità indispensabile perché fa quel tipo di lavoro, un carisma che riesce a trasmettere alla squadra, e poi le idee le ha evidentemente chiare, riesce a farle recepire dai suoi uomini. Secondo me è anche aiutato dalla qualità tecnica di un centrocampo, tecnicamente parlando, di caratura superiore rispetto a tante altre avversarie, e dunque riesce a trasmettere, a far vedere al pubblico pescarese quello che vuole vedere, cioè un Pescara alla ricerca della vittoria attraverso il bel gioco e non attraverso un calcio sparagnino. Poi Federico, la difficoltà più grossa è la sintonia anche con la società, perché è sempre raro vedere il feeling negli ultimi tempi tra società e allenatore, ma anche perché quando in presenza di risultati negativi il pubblico fa pressione sulla società, la società fa pressione sull'allenatore, come è successo l'anno scorso, come è successo 2 anni fa con Marino. Questo va d'accordo perché i risultati ce li ha. Prende le sue responsabilità anche nelle scelte dei giocatori, quindi lo scarica. Proprio, poi io penso che questo non abbia il carattere del padre, ma abbia il carattere della madre, che era pure un atleta, ma non era di quelli che strillavano, era un tipo che era forte ma sapeva farsi valere in altre mani. Andrea, abbiamo novità dalla regia? Andrea? Sì, Enrico, allora, possiamo vedere, siccome abbiamo parlato già la scorsa settimana della versione social di Massimo Oddo, un paio di chicche. Intanto il tweet di Massimo Oddo nel giorno della partita, poche ore dopo. Cosa che fa sempre, quindi. Cosa che fa quasi sempre, prestazione bella e convincente, torniamo a Pescara con 3 punti preziosi, avanti così, lo vedete twittato il giorno della partita alle 18:44, ma cosa ancora più bella, il tweet di ieri, domenica, questa foto molto bella che Massimo Oddo ha postato sul suo profilo ufficiale di Twitter, lui che abbraccia Serse Cosmi, il suo ex allenatore, e ieri, l'altro ieri appunto, avversario nella gara di Trapani. Mi sembra davvero un quadro molto bello da far vedere. Molto rispetto verso chi è stato un suo maestro. Ricordiamo che Cosmi ha allenato Oddo a Lecce nell'ultimo campionato di Massimo Oddo,
Cosmi sostituì Di Francesco, retrocesse quel Lecce che stava compiendo quasi un miracolo, e la sua carriera di giocatore si è conclusa proprio in terra pugliese. Ma di Cosmi tra poco parleremo in maniera più ampia, solo perché c'è stato un siparietto sabato, è salito un po' alla ribalta per questa polemica. Andiamo in pubblicità, torneremo in studio tra qualche istante per rivedere quanto era nervoso Cosmi a fine partita. Tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia,
Liberia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Zeta. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Zeta. Bene, torniamo in studio. Prima della pubblicità avevamo annunciato il comportamento di Serse Cosmi a fine partita dopo questo 3-0. Cosmi è stato nervoso per gli interi 90 minuti, anche perché vedeva che la sua squadra andava in grossa difficoltà. Poi cos'è successo? A fine partita ha tenuto una conferenza stampa con tutti i colleghi di Trapani. Quando si è avvicinato alle postazioni delle televisioni di Pescara è successo un qualcosa di particolare, ce l'hanno chiesto in molti, quindi rivediamo questo siparietto di fine partita con Serse Cosmi, che prima di entrare in sala stampa però era andato a salutare i tifosi del Pescara presenti in Curva Sud, encomiabili perché hanno affrontato una trasferta lunghissima. Cosmi aveva salutato quei tifosi di Pescara e poi è successo questo. Sì, eccolo qui, Cosmi. Solo un saluto ai tifosi del Pescara, mister. No, è per quelli che non sono venuti. Beh, Cosmi polemico, non ci aspettavamo questo atteggiamento di Cosmi che non vuol parlare. No. Ecco. No. E beh, polemico. No, lo sto zitto. No, lavori pure lei. Lei abbiamo chiesto, è stato polemico, no? No, non sono stato polemico. Le ho chiesto di salutare i pescaresi, non di parlare con noi. Va bene, c'erano qui, a casa sono tanti. Le ho chiesto solo di salutarla. Cosmi non ha voluto parlare e quindi è un po' polemico con, non so se avete seguito perché si vede da lontano, l'ufficio stampa ci aveva detto che veniva a parlare, invece non ha voluto parlare con le TV di Pescara, ci spiace, volevamo solo farli salutare, capiamo ovviamente l'amarezza del risultato, della sconfitta, però va bene così. Cosmi non ha voluto parlare con le TV di Pescara, era stato trattato bene nella città, evidentemente ha un po' il dente avvelenato, non con i tifosi, con l'ambiente, però è finita così. Allora, se siete stati attenti, come sicuramente avete fatto, lui dichiara: parlate con il presidente, quindi non ce l'ha né con la stampa né con i tifosi, il riferimento è verso il presidente ovviamente del Pescara. Non sappiamo perché Luciano, perché in settimana aveva rilasciato un'idea, me la sono fatta. Prego? Io un'idea me la sono fatta per il semplice fatto che l'anno scorso per Pescara Sport 24 intervistai Cosmi prima di Pescara Perugia, quando c'era ancora Baroni, Cosmi era a spasso, e gli chiesi un po' come andarono le cose a fine campionato. E lui ha detto: sto ancora aspettando una telefonata dalla società Pescara che mi dica se resto o se vado via. Forse questo può essere il motivo. Però non c'erano stati segnali in questi giorni, anche nella settimana precedente, Francesco? No, non c'erano stati. Io dico semplicemente che con tutta l'amarezza, sia da Chitto, no? Se adesso ci mettiamo a discutere velocemente trasmissione, posso avere una qualunque reazione sbagliata, ma una qualunque reazione nell'emotività del momento. Ma dopo tutto un allenatore esperto come te, sì, capisco l'incazzatura che hai perso 3-0, hai preso una bambola dal Pescara, tutto quello che è, come rilasci delle interviste e magari lì puoi anche, se lo ritieni opportuno, lanciare qualche frecciata al presidente o a chi per lui. Però poteva benissimo, secondo me, rilasciare interviste invece di questo teatrino fuori luogo. Comunque devo ringraziare il nostro tecnico Gaetano Gittifoto, che è stato bravissimo a seguire Cosmi quando abbandonava quella postazione. Federico, tu lo conosci, Cosmi è sanguigno, quindi oggi c'è da dire che ha perso convinto, un po'. Chiedo scusa, per quello che mi risulta a me, lui era convinto di essere confermato alla guida del Pescara. Ma bisogna vedere cosa gli è stato detto. No, indipendentemente da quello che gli ha detto la società, secondo me lui dentro di sé pensava, no, di poter restare e di magari di poter vivere una grande stagione col Pescara. Ha attraversato il suo momento fortunato. E allora se scusami, Francesco. Federico. Dicevo che è un allenatore che ha attraversato il suo momento fortunato a Perugia, che poi caratterialmente non è un grande allenatore,
Perché? Perché non, gli allenatori sono grandi quando vengono, insomma, e lui non è che abbia vinto molto. Beh, a Perugia ha vinto, a Perugia, perché sì. Vabbè, pure qui ci stanno degli allenatori che hanno vinto e poi sono scomparsi, pure a Pescara ci sono. Poi c'ha quel carattere che c'ha, poi è uno restio con la stampa, per esempio quando stava in Serie A lui c'aveva un segretario, per parlare con lui dovevi prima telefonare al segretario e poi parlare con lui. Immagina un po', Perugia ci avrà un ufficio stampa. Non, beh, però con la stampa pescara cioè, si è comportato benissimo. C'ha delle cose che non lo rendono ben accetto a tutti. Io ci ho avuto buona amicizia. Come non gli è andata giù questa sconfitta, Luca, no? Sì, fondamentalmente sì, in quel momento non, secondo me, il sangue non gli arrivava al cervello, è partito l'embole e ha fatto questa scenata che si poteva sinceramente risparmiare, perché come dicevi tu l'anno scorso è stato trattato bene un po' da tutti, quindi non c'era poi, luogo, se aveva qualcosa da dire, bravo, diceva Luciano al presidente, se devi dire, glielo diceva, bravo, se devi dire qualche cosa, se ce l'hai con qualcuno c'è il microfono a disposizione e dici tutto quello che vuoi, non che dice no, ma parlate, come che hai detto, parlate col presidente. Allora andiamo da Andrea Costantini in regia per altri messaggi. Andrea? Sì. Andiamo a vedere un'altra tranche di questa serata. Ma Cosmi con chi ce l'aveva? Tifosi, giornalisti o società? Scrive Massimo da Pescara, ma penso ecco, l'abbiamo chiarito. Parlato proprio qualche istante fa, quindi se ha risentito bene quel siparietto c'è solo quella frase, parlate col presidente, perché evidentemente non si è lasciato benissimo. Diciamo. Confermato l'anno scorso. Tutti vogliono essere confermati, bisogna pure meritarselo una conferma. Ok, andiamo avanti. Dopo Zeman il miglior calcio con Oddo, merito suo o della squadra? Prendiamo cioè merito spunto, di Oddo? Prendiamo spunto, dopo Zeman è il miglior calcio? È merito di entrambi, è lui che si è fatto la squadra e lui che l'allena. No, ma sei d'accordo che dopo Zeman è il miglior calcio, dopo Marino? Dopo il calcio è ottimo, sì. Quello di Zeman è diverso. Dopo Zeman, dice il tifoso. Ma io, questo può essere che arriva a essere prima di Zeman, perché questo magari vince qualcosa, Zeman dopo Pescara e Foggia non ha vinto mai niente. Ah, adesso non apriamo questa. Non apriamo, la realtà sì, sì, no, io non gli voglio fare cattivi auguri. Insomma. No, ma il tifoso dice dopo il campionato di Zeman è il miglior calcio. Ma questo è il primo anno che allena, aspettiamo, vediamo che fa. Io sono. A Pescara, quello dice, a Pescara è il miglior calcio dopo quello di Zeman, ma per Pescara non in assoluto. Sì, è su Pescara. Adesso sta facendo, a Trapani ha fatto vedere qualche altra partita, ha giocato bene, aspettiamolo, insomma, diamo i tempi. Beh, pure, cioè, pure se non andiamo, partita, perso, se non andiamo errati, dopo 8 giornate credo che il Pescara abbia solo un punto in meno rispetto al Pescara di Zeman, però è un paragone che serve a ben poco. Non sì, come quando, statistiche. Sì, come quando fanno le statistiche, l'allenatore siamo, quando si dice una partita, dice questo allenatore con quello, ha sempre una, perso, ecco, chi cazzo lo ti senti di rispondere a questo tifoso? Cosa ti senti di rispondere a questo tifoso? Che indubbiamente per adesso è il miglior calcio, perché è meglio di quello di Baroni, meglio quello di Marino, meglio di quello di Cosmi, però fermiamoci con calma, ricordiamoci e ripeto, sono d'accordo al 101% con quello che diceva Federico a inizio trasmissione, calma. Perché siamo appena a 7 giornate, 8 Luciano? Giornate, ce ne sono state. Credo che la domanda giusta sia. Dopo Zeman si era visto calcio a Pescara fino ad Oddo? No. Una parentesi con Marino era stata convincente. A me personalmente no, solo sotto il punto di vista dei risultati. No, Marino giocava stata una, bene. Marino giocava è stata molto una striscia bene. Positiva lunga, quando però andando a vedere come arrivavano i risultati a Martesina. Quando hai inanellato quei successi consecutivi, Marino ha presentato una squadra che giocava benissimo. Ma ecco perché andiamoci calmi, perché pure con Marino ci furono quelle 6, 7, 8 vittorie. Andiamoci calmi, però in quel periodo no, non è questione se è Marino o non Marino, i paragoni quel non Pescara mi fino a un certo punto. Vinceva con i lampi di Ragusa in contropiede, era un altro gioco. Questo gioca Pescara, gioca a pallone. Il Pescara di Marino a cui fa riferimento
ma Federico vinceva grazie allo straordinario stato di forma di Ragusa in quel periodo, che fece 3 mesi a 200 all'ora. Bravo, la stagione è fatta di 42 secondo partite. Me la differenza sostanziale tra quel Pescara di Oddo e questo per 10 mesi è nella duttilità degli uomini. Quel Pescara di Zeman aveva 3 fenomeni e invece questo ne ha 7-8 ottimi giocatori che si integrano e si alternano. Questo è il fenomeno, non ce l'ha. Appunto, quelli ce l'hanno 3, questi ne ha 7-8, capito? Lui ha 7-8 giocatori. Verrete, vediamo che succede. Vediamo questo. No, non so, non lo possiamo sapere. Stravince. Non si può fare, non si può fare. Io secondo me se ci metti in Zini, Verratti e Immobile. Ma devo tornare di nuovo a rispondere. Che a questo punto della stagione, quindi siamo alla fine di ottobre, giusto? O sì, quasi. E alla fine di ottobre dell'anno di Zema, Insigne, Verratti e Immobile ancora non erano Insigne, Verratti e Immobile degli 8 mesi. Per precisare, successivi. Verratti ancora giocava nelle prime partite di campionato. Bravo, perché giocava Togni. Io bravo, senza entrare nel. Bravo, giocava Togni. Quindi non lo sappiamo, perché può darsi che alla fine della stagione la Padula fa 32 gol. O no, può succedere. Immobili non le ha fatte. La Padula ne fa 20 e Cocco ne fa 15. Magari ti accorgi che. Però a parte i singoli, come impianto di gioco è il più vicino alle prestazioni che abbiamo visto. Questa è una squadra che apre all'ottimismo. Cioè, deve solo trovare continuità come tutte le squadre del mondo. Luca, forza. Sì, è vero. Negli ultimi 180 minuti ho visto due partite che riconciliano con il calcio. L'altro giorno, ieri, ho visto una partita all'ora di pranzo, Bologna. Palermo mi era addormentato un attimo, cioè mi ha bloccato la digestione. Io ho visto il Pescara sconfitto ad Ascoli, il Pescara vittorioso a Trapani. Sono stato sul Chivalà, Livorno sono state tutte buone prestazioni, perché anche a Bari è una squadra che ti riconcilia, che ti riconcilia con il calcio, con la Salernitana, col Perugia ha fatto una gran partita. Ascoli, non scherziamo, ma l'abbiamo dei 70 minuti. Andrea, forza Andrea, andiamo avanti, altri messaggi. Cocco dovrà sudare per riprendersi il posto in squadra. Caprari e la Padula la coppia migliore, scrive Gianni da Santa Filomena. Caprari e la Padula, questa coppia inedita, Luciano, come l'hai vista? Molto bene. È diversa come completamente diversa, e devo dire anche che mi è piaciuto Benali dietro le punte. Fino ad oggi, fino all'altro ieri, insomma, non mi era mai piaciuto Benali né nella versione mezzala né nella versione trequartista. Credo che possa essere la coppia giusta, soprattutto per le partite da trasferta. Un Pescara mini Barcellona, fatte le debite proporzioni. Ecco, anche Caprari sta esplodendo, l'aveva detto oggi. Ma Caprari è un ragazzo che aveva le qualità. Sì, però le aveva sempre, però non è mai esploso. Ma quello è tornato a Roma, gli hanno fatto fare mezza partita, poi l'hanno rispedito a Pescara, tu che avresti fatto? No, dico, anche a Pescara non è mai esploso, con Marino, con Zeman, ma lui l'anno scorso. Cioè, questo ha fatto un'annata a Pescara, mi sembra buona, e la Roma se l'ho ripreso, perché pensava di tenerlo come dopo titolare. Il campionato vinto con Zeman. Dopodiché ha fatto solo l'ha rimandato qui a Pescara. È chiaro che un ragazzo da Roma, la sua città, non si era calato nella sua nuova realtà. Adesso le qualità ce l'ha, si è calato nella realtà pescarese, sa che facendo qualcosa di buono, se non torna a Roma, può arrivare ancora in Serie A, magari con lo stesso Pescara. È chiaro che le qualità vengono fuori quando può ragionare con un'estrema tranquillità e può giocare tranquillamente. Andiamo avanti. Perché non si fa giocare Caprari dietro Cocco e la Padula? Schieramento offensivo. Beh, qualche volta ad Ascoli ha giocato, no? Sì. Ad Ascoli era così, anche in altre circostanze. Una buona l'attacco alternativa. Sembrava dovesse essere questo il tridente, chiamiamolo così. Valotti. Come trequartista. Altri due, Andrea, poi andiamo in pubblicità. Ok, no, questo l'abbiamo già visto. Il prossimo, senza i punti persi a quest'ora stavamo al posto del Crotone. Grande Pescara, venerdì tutti allo stadio, scrive Paride. E poi vediamo il prossimo. Sì. Mandragora fuori classe, come mai i grossi club non l'hanno visto? Allora, beh, certo, senza i punti persi il Pescara oggi sarebbe nelle prime posizioni, 2 punti con la Salernitana, no, persi proprio al 95esimo, no? 95esimo a Vicenza. Mandragora invece, il tifoso chiede come mai i grossi club non l'hanno vista, a parte che Mandragora è stato preso dal Genoa, ma un 97 che gioca con quella personalità, Federico, ti ha colpito? Mi ha colpito, cioè io lo devo vedere parecchie volte. È chiaro che se
il Genoa ha mandato qui il portiere ed è diventato il secondo del Buffon in nazionale. Sì. Ci ha dato altri giocatori che sono riusciti bene. È già titolare nell'Under 21, Mandrà. Ah, questo sì? Qui è titolare. Scusa, posso fare una domanda? Perin è il secondo di Buffon, il secondo di Buffon. E gioca titolare con il Genoa. Vabbè. Non me ne ero accorto. Dici questo perché? Perché quell'anno lì, non ce lo dimentichiamo, con i problemi che c'aveva il Pescara, e ci fu un periodo in cui tutti o quasi stavate, perché io stavo da quest'altra parte, eravamo in pochi, a discutere. Perin è bravo, Perin che... non è bravo, il Pescara sta così perché c'è Perin, il Pescara è come uno che c'aveva in quel momento, uno che c'ha il tumore, dice, oh, ma fai che quello lugni incarnati fa male. Ma se ti un tumore, sti pensando a lugni incarnati. E bisogna, così quell'anno con Perin. Se bisogna pesare tutte le opinioni. No, no, è una riflessione. No, io non sto bene, è una riflessione a distanza che Perin, quell'anno lì Pescara... tutto mi sembrava fuorché i problemi del Pescara fossero dovuti a Perin. Quell'anno, chiedo Perin, scuse dell'intromissione. Diciamocelo. Come? Perin ci mise di suo per farci retrocedere. Beh, allora stai dando ragione a chi dava l'opinione negativa su Perin. Perin ci mise di suo, commise degli errori che ci possono stare nel corso di una carriera di un ragazzo giovane. E a maggior ragione allora stai dando degli errori. E quindi bravo. E bravo, stai dando ragione a me, siccome quell'anno sembrava che se in porta invece di Perin ci stavano a scegliere il catasto, era meglio. Ma chiedo scuse dell'introduzione. Però avete versioni diverse. Ma è ovvio che abbiamo versioni. Tu ritieni che la colpa non era di Perin? Ma poteva essere. Federico sostiene che lui aveva delle responsabilità, invece lui forse pagava. Lui. Non, ma come non doveva giocare lui? Luciano e Luca. Fida la Serie A, un portiere di 18 anni, anche bravissimo. Quello è venuto a Pescara, ha fatto esperienza, adesso è uscito fuori il portiere. Luciano e Mandragora. Su Mandragora. Su Mandragora è un predestinato, tutto, fisica, sagacia tattica, tecnica... a tutto, e non è vero che le big non lo stanno seguendo, con l'agente Vincenzo Pisacane già hanno preso contatti sia Juventus, Roma ed Inter, con il Genoa, al Genoa ha bussato la porta il Chelsea a quanto mi risulta, la cosa certa è che resterà fino a fine stagione qui a Pescara, poi il Pescara non ha diritti sul suo cartellino. Anche se poi il calcio è strano, perché credo che Mandragora abbia fatto una quindicina di provini in squadre importanti, è stato sempre rimandato al mittente, poi fortunatamente ha trovato una società come il Genova con Oddo allenatore degli allievi. Donatelli anche. Con Donatelli allenatore. Anche prima l'anno Oddo con gli allievi, sì. Lo hanno portato in prima squadra, l'esordio contro Juventus in Serie A l'anno scorso. Quindi 15 milioni che ha preso in prestito. È un giocatore importante. Ripagare. Dunque, a proposito di osservatori, perché in questi giorni si sta parlando molto di Massimo Dell'Avezzano, che è osservato da diverse società, ieri ad Avezzano c'era il suo procuratore Donato Di Campi, che ha dichiarato proprio ai nostri microfoni, alla domanda ma è già della Juventus, no, Di Massimo non è ancora di nessuno, è Dell'Avezzano, però ha gli occhi addosso di tutti i club maggiori d'Italia, quindi facciamo ovviamente in bocca al lupo a Di Massimo. Andiamo in pubblicità, poi continueremo con altri messaggi e con altre opinioni in studio. A tra poco. Poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo.
Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Eccoci di nuovo in studio per l'ultima fase di questa trasmissione. Sono arrivati tantissimi messaggi, ovviamente il pensiero è già rivolto alla partita di venerdì sera contro la Pro Vercelli. Andrea, ripartiamo da altri messaggi, vediamo se ci sono ulteriori temi. Sì, perché ne sono davvero tantissimi, quindi cerchiamo anche di smaltirli. Andiamo con il prossimo. Con il rientro di Memushai non avremo avversari, un centrocampo così forte lo abbiamo mai avuto? Si chiede questa domanda. Luciano, un centrocampo così forte il Pescara lo ha mai avuto con tante alternative giocatori di qualità? A mia memoria no, così forte numericamente, qualitativamente no. Dovrà essere bravissimo Oddo a gestire 8 centrocampisti quasi tutti dello stesso livello. Ecco, qual è il centrocampista che ti piace di più tra Torreira, Memushai? Torreira. E non sta giocando ora Torreira. Ma mi piace, quello mi ha incantato l'anno scorso, quelle due partite. È vero, è vero. Andiamo Andrea? Andiamo lui avanti. È Stella, sicuro mi piace. Oddo, dopo aver capito gli errori di Ascoli, è rimandato in settimana, voglio il contratto a vita per lui, addirittura. Francesco. Questa è una bella richiesta. Io prendo la parte... Bisogna migliore. Bloccarlo? Devi dire di sì, ma mica il contratto in scadenza giugno prossimo. Se non erro biennale. Quindi, sì, scade, quindi scade nel 2017. Ma sai anche che i contratti... beh, allora è inutile che parliamo, se i contratti non valgono nulla. Io sono d'accordo, è una delle poche situazioni nelle quali sono dalla parte delle società e dei presidenti, che tu rinnovi il contratto a
a un certo punto della stagione, 4-5 al contrario di altri allenatori, se dà una parola è quella, no? Com'è? Dico, se dà la parola è quella, se dice di restare a Pescara. Luca, tra persone insieme è meglio. A Oddo non auguro di restare a Pescara, perché auguro a Oddo di fare una carriera più importante. A Oddo auguro di fare 2, 3, 4, 5 anni di esperienza a Pescara e poi di fare il salto nel vero calcio, nel calcio che conta. Si ha le capacità di farlo. Come il giocatore, che sta a Pescara, come tenere Verratti poteva rimanere a Pescara Insigne. No, ma non diciamo Oddo non ci può rimanere, cioè Oddo, ma altri 2-3 anni ci può stare. È chiaro che se vince va via, perché ha vinto e arriverà un grosso club, ma pensate che non lo conoscono, oppure che non lo guardino, oppure che non si siano già tutti quanti informati, non abbiano sui tavoli le relazioni. Però il calcio è pieno di storie. Oddio, andiamo un altro messaggio. La maggiore. Dobbiamo correre un po'. Se vince addirittura rischi, anche Paroni ha battuto il Cagliari. Quest'anno. Rischia anche lo squadrone sardo. Massimo ha scritto Massimo da Sinti. Ecco, Paroni che batte il Cagliari. Che significa, Federico? Rischia anche il Cagliari? Ma il Cagliari è troppo forte per rischiare. Se c'è una squadra che ha tutte le caratteristiche per essere promossa, è il Cagliari, secondo me. Forse c'è qualcosa che non va bene. La panchina, giustamente, come hai preceduto. Scusa, ma No, hai fatto bene, perché è lo stesso pensiero. Io credo che la panchina sia inadeguata, anche perché non c'è esperienza, non c'è. Vedrete che il presidente, che pure velocemente, Luciano Francesco, rischia anche il Cagliari? Secondo me no, concordo con l'analisi. Specifico la panchina intesa come tecnico, certo, e sì, non certo. come uomini. Rastelli, ecco, diciamo. Rastelli, diamo Francesco. Come cognome. Sì, perché la Serie B ci insegna che... due sconfitte in 8 giornate. Che ci sono gli squadroni che possono uccidere il campionato. Con quella squadra. A oggi il Carpi e il Frosinone dell'anno scorso non mi sembra che si vedono all'orizzonte, da oggi. Beh, c'è il Crotone, magari, che sta facendo un po' la parte della sorpresa, giustamente. Della grande sorpresa, certo, meritatamente, certo. Però oggi la squadra che possa fare filotto 10 partite, 8 successi, mi sembra che non c'è. Magari fra 2 mesi diremo, faremo altri discorsi. C'è il Pescara, non c'è. Vai Andrea, fra 2 mesi faremo altri discorsi. Pescara e Crotone, le migliori della B come gioco, e gli altri allenatori che calcio propongono, scrive Vincenzo da Toro. Luca. È quello che abbiamo anticipato, il Cagliari è una squadra che fa, si basa sull'individualità dei suoi giocatori, sui lampi di Cioè, oltre Pescara e Crotone, quali sono le squadre che giocano? L'unica che meglio, che offre un calcio discreto, credo sia il Cesena di Drago, perché Spezia. È una Cesena e Spezia, possiamo indicare che giochi bene, però sai. Sì. Sei d'accordo, Luciano, vuoi inserire? Sì, no, lo Spezia però meno bello dell'anno scorso, ma più concreto, e questa può essere una cosa pericolosa. Ricordiamo che dopo la partita interna con la Pro Vercelli venerdì sera e dopo la trasferta di Novara di lunedì, il sabato successivo ci sarà Pescara Crotone nella prima di 2 consecutive gare interne, e quello sarà un bel banco di prova a livello tattico, a livello tecnico. A me comunque, come squadra che si mettono in evidenza, viene in mente il Novara. Comunque, il Novara? Comunque complimenti, perché si è riuscito. Ma come gioco? Come gioco, sì. Gioca abbastanza bene. È un gioco microfono tradizionale, però gioca bene. Ancora Andrea. Complimenti ai tifosi che sono andati fino a Trapani, quelli salutati da Cosmi. Sì. Ora sosteniamo la squadra venerdì con la Pro Vercelli, Luca da Pescara. Vabbè, questo è un invito ovviamente per i tifosi del Pescara, ore 19 Stadio Adriatico. Campagnaro in B gioca con la sigaretta in bocca, ma ce la farà ad arrivare a maggio Claudio da Atri. Oh, il dubbio che aveva Federico, Campagnaro, il tifoso dice gioca con la sigaretta in bocca, ce la farà ad arrivare a maggio? Quello io non lo so. Uno dipende quante sigarette fuma, può darsi che se fa una vita sana, se si mantiene bene, ci arriva. Però tenete presente pure che uno che ha una certa età arriva tardi alla forma, la mantiene per un periodo inferiore a quello dei giovani e poi cala. Se con il caldo non si... però è magrolino. Io spero che, insomma, Campagnaro, se sta lì in mezzo, qualche errore lo può pure, se ne sono stati qualche errore lo può pure commettere. Non credo che possa giocare 35 partite su 35. Però è uno però che... se me ne gioca 25, le altre 10 me le gioca, quello che dicevo prima,
aiutando la crescita dei giovani, aiutando Oddo nel suo lavoro, abbiamo fatto bene. Ecco Luciano, cosa ti ha colpito di sabato? Quell'intervento in scivolata sul raddoppio di Marcatura, oppure la tranquillità nell'uscire palla al piede? La grande sicurezza e il fatto che capisce prima lo sviluppo dell'azione, pur non essendo al 100% arriva comunque prima sulla palla perché legge prima gli sviluppi. Vai Andrea. Ok, vediamo un ultimo messaggio per questa tranche, ecco qua. La Padula farà più gol di Melchiorri, non parliamo di Maiero, ma per me resta l'attaccante più forte degli ultimi anni, scrive Piero. Carichiamo anche gli altri, allora sempre okay. Questo termine di paragone, con la Padula l'attaccante più forte degli ultimi anni, Luca? Tecnicamente credo di sì, Melchiorri ha uno strapotere fisico, una... Dobbiamo fare sempre riferimento all'ottava giornata dello scorso anno, quando Melchiorri non giocava. Era... Credo che tecnicamente la Padula sia più forte, se parliamo proprio dell'aspetto tecnico, però Melchiorre ha questa fisicità dirompente negli spazi è devastante, invece la Padula nel breve è quasi imprendibile. Se io dovessi scegliere... Ecco, tra Immobile, Melchiorri, Maniero, a chi è più vicino la Padula? Parlo degli ultimi attaccanti. A grandi se stesso. Secondo me è lontano da questi, già... da questi attaccanti, è un giocatore diverso. Come, un po' più vicino a Gaudenzi. Magari per la volontà, per non andare tanto lontano, una coppia Melchiorri, con tutto il rispetto per Caprari, per Koch, ma insomma, vedere in campo Melchiorri e la Padula, sarebbe stato un bel vedere, splendido. Sapessi quando sarebbe stato un bel vedere, secondo me, Donnarumma, pur rispettando tutte le decisioni, le idee di Oddo, ma Donnarumma alla Padula insieme. Donnarumma, comunque, anche Koch la Padula, teoricamente. E l'abbiamo visto. Cioè dici che Donnarumma può essere superiore a Cocco? Non lo so, ma Donnarumma e la Padula insieme giocavano di quelle triangolazioni che avete visto sul primo gol, di quelle azioni sul primo gol di la Padula, di quelle azioni lì Donnarumma e la Padula ne facevano 3, 4, 5 a partita. Poi non sempre vanno a buon fine, no? E adesso magari qualcuno dirà ma era in Serie C. Sì, ma infatti sto parlando della Padula della Serie C, sapendo già che la Padula avrebbe fatto bene in B come sta facendo, e Donnarumma avrebbe fatto bene in B giocando per da Donnarumma, non come sta facendo un allenatore che lo conosce, tra l'altro, a Salerno, che l'ha avuto, l'ha voluto e non lo fa giocare alla decima. Dopo immagine se tu mi metti la Padula, quindi Luciano, tra Immobile, Maniero e Melchiorri, a chi è più vicino come caratteristica? Un po' di è lontano da tutti, sì. Però se proprio devo scegliere Melchiorri, d'accordo. Ancora Andrea? Sì, allora abbiamo carichi tutti i messaggi, possiamo andare fino alla fine. Abbiamo ancora 6 minuti di trasmissione. Sì. Sì, tanti che ci hanno scritto. Cosmi Cascettaro, ma che voleva? Gli applausi, torna a fare il DJ, Patrizio da Pescara. Va bene, ricordiamo Cosmi, appunto, anche DJ in estate, si divertiva a fare il DJ. Adesso Cocco può riposare. La Padula e Caprari fanno paura, forte e forte, sta per tornare il sindaco Elisabetta da Montesilvano. Eh sì, perché c'è questa anche novità di Forte che ieri è entrato subito in partita, no, sabato? Sì, è entrato benissimo. Ha fatto incazzare su un'azione, ma non importa. Beh, è stato peggio Verre quando tutte da solo... Tutte e due. Ero in due da soli davanti alla porta. Che sei a vincere 3-0. No. Quella di Verre è clamorosa perché c'erano la Padula e Caprari davanti alla porta. 3-1. Insomma, questo Forte ci ha sorpreso un po'. Un bel giocatore, classe 94... Non occupa un posto in lista, il che è importante. Ha detto bene, prima o poi arriva Sansovini. E Sansovini, Federico? Quello. Sansovini, però se è stato infortunato non è colpa mia. No, quindi... dico, sarà utile sempre l'economia. No, è uno come Sansovini che entra e fa gol. Sansovini ha l'alta fine. Il suo ruolo sarà quello di entrare e far gol. Andiamo, Andrea? Sonero di Baroni lo scorso anno nella gara di Varese, magari sarà utile per la trasferta tra una settimana a Novara. Vediamo ancora gli ultimi messaggi. Prego Maurizio. Ma Torreira perché non gioca più? Va bene Mandragora, ma adesso c'è anche Bruno prima di lui. Ha già la testa alla Sampdoria? Arturo da Montesilvano. Luca. Beh, no, Torreira non ha la testa alla Sampdoria. No, però è una bella domanda. Questa Oddo evidentemente li vede durante la settimana. Ha fatto delle scelte. La fisicità di Mandragora è importante nel centrocampo. Sabato a Trapani, quando ha visto un attimo così, ha messo Bruno, perché probabilmente gli errori di Ascoli
hanno influito in questa scelta, ha voluto qualche chilo in più in mezzo al campo e Torreira ha fatto una panchina. Ci sta nel percorso di crescita comunque di un ragazzo che ricordiamo ha 19 anni e per me è un talento cristallino. E poi Torreira come sponsor Federico che a me piace come gioco, hai ragione, fa urtissimo. A me mi sembra un po' riclaccio. Allora, lo ricordava prima lui, lì ci sono 8 centrocampisti, uno più bravo dell'altro, si può azzardare a dire. Ecco, quindi l'unico che deve ritornare a un buon livello è Valotti a questo punto, no Luciano? Eh sì, dopo ci pensiamo di questo inizio stagione è proprio lui, doveva essere l'uomo dell'ultimo passaggio, il trequartista in grado di far fare il salto di qualità al Pescara. Ma stanno 8, ma qualcuno rivende a gennaio. Mica... Come vende a gennaio, Federico? No, comunque veramente il banco di prova di Oddo è quello della gestione di questi 8 centrocampisti. Il vero esame che dovrà superare sarà gestire 8 uomini, perché 4 giocano e 4 settimanalmente si siedono. Ma a novembre già ci saranno altre convocazioni, no? Per le nazionali. Quindi... sì. Però adesso la Lega si sta organizzando perché a gennaio qualcuno sarà ceduto. No? Siano un po' ricompensate. Beh, direi. Forza Andrea. Non so come, però. Allora, sono gli ultimi 4. Cocco è troppo importante per Oddo. Tornerà lui titolare, si sbloccherà presto. Grande Pescara, Vittilio da Villa Raspa. Ecco, proprio Oddo vuole che Cocco non senta la pressione dell'ambiente. Avanti. Li leggiamo subito. Calendario in discesa, a gennaio saremo al comando, grande mister, grande squadra, grandi tifosi, Luciano da Città Sant'Angelo ancora, ne sono 2, che dicono quelli che in estate volevano Zeman al posto di Oddo, i gufi della tastiera soffrono e si nascondono, Mario da Francavilla e poi a chiudere, come godo a pensare come stanno i tifosi del Cagliari e del Bologna dopo le ultime sconfitte, prossimo anno Pescara in A, Cagliari Bologna in B, Mauro da Santa Teresa. Allora, calendario in discesa ora dopo questo inizio con tutte le grandi? Sì, calendario sulla carta sempre. Sulla carta favorevole, quantomeno nelle prossime 4 partite. Alla fine di quelle 4 partite si può fare un bilancio, anche perché il Pescara avrà giocato pari partite fuori casa e pari in casa. Adesso siamo in gap nella statistica. Sì, su 8 partite, 5 trasferte e 3 in casa. Allora, un altro tifoso sostiene, Luca, che penseranno quelli che in estate volevano Zeman al posto di Oddo? Allora, lo chiedi a me. Non ti chiedo cosa volevi tu, per no, questo no. Continuano a volere Zeman. Sì, sono come gli Ayatollah, quelli integralisti, io sono contento che sulla panchina del Pescara ci sia Massimo Oddo, che Zeman sia sulla panchina ultima in classifica del campionato svizzero. Ieri ha vinto. Che vadano, che i suoi estimatori vadano a mangiare la cioccolata in Svizzera, noi ci godiamo Oddo a Pescara. Qual è il problema? L'ultimo. Scusate, sì. Zeman, da persone intelligenti, sì, dal presidente all'ultimo, dovrebbero, e credo che la maggior parte è per quello che sto per dire, capire, capitolo chiuso. Punto e non è colpa di Zeman in questo senso, il tifoso ma io rispetto tutte le idee, però quella di Zeman ormai è un capitolo chiuso a Pescara, ha fatto quello che ha fatto, grande Zeman. Poi era giusto che dici che andasse alla Roma lasciando il Pescara, tutto il resto, perché vedi poi si parla non si è mai, e si perde tempo. Oh bravo, andiamo avanti. Federico, bravo, si perde tempo. Il tifoso pescarese ovviamente è contro il Bologna, contro il Cagliari. Noi non abbiamo rancore, noi vogliamo tornare in Serie A per stavolta starci. Il Cagliari però comunque sbaglia secondo me, perché se questi capiscono che l'allenatore non è all'altezza, la squadra è troppo forte per... Se là ci stesse Oddo a Cagliari adesso starebbe primo Restiamo con i piedi a terra e venerdì sera con la Provercelli di Foscarini, tecnico che ha vinto già una partita molto importante, Luciano. Sì, è un tecnico che a me personalmente piace tantissimo, sono contento che è tornato in pista dopo 10 anni straordinari a Cittadella. Meritava una chance diversa da quella della Provercelli, a mio parere, però il calcio è così. E lunedì prossimo non ci saremo con Replay perché si giocherà Novara-Pescara, quindi andremo a trovare Marco Baroni che sta facendo un buon inizio di campionato. Salutamelo. Lo saluti con piacere. Porco no? Giudo, come no? Beh no, perché... Ah, ho capito, va bene, l'allenatore del Novara con Baroni, vabbè, speriamo che vinca tutte le partite, tutte, no, insomma, eccetto quella di lunedì. Invece il tuo ricordo, Federico, di Baroni, il ricordo di Baroni? Non ce l'ho, un ricordo cancellato. Luca, invece, meglio lui che Zeman per te. Tanti pisolini con Baroni, no, meglio Oddo di Zeman, di Baroni, di Marino,
Grazie a Federico De Carlis, a Luca Pennese, a Luciano Rape e a Francesco Di Francesco. Quindi con Replay torneremo tra 15 giorni, perché ovviamente seguiremo la diretta lunedì prossimo da Novara dopo Pescara Pro Vercelli di venerdì sera alle ore 19. Grazie ad Andrea Costantini. Grazie Andrea, a voi, buonasera. Sarà in diretta lunedì prossimo con sì. Maurizio Daguì. Gaetano Terio sarà a Novara con noi. Grazie a Donatolina Orscia e ovviamente l'appuntamento con Replay tra 15 giorni. Grazie per averci scelto. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.